Eurobasket 2017, Spagna e Slovenia, a voi. Tra conferme e sorprese, c'è in ballo la finale. Notte di stelle alla Sinan Erden Arena di Istanbul, palla 2 ore 20.30. Dopo le emozioni vissute nella giornata di ieri con gli ultimi due quarti di finale che hanno premiato Russia e Serbia, le quali si giocheranno domani sera la possibilità di raggiungere la finalissima di domenica, è già tempo della prima semifinale sul parquet turco, da tanti addetti ai lavori considerata come l'atto conclusivo anticipato di Eurobasket 2017. Spagna e Slovenia si giocano il primo posto al sole di Istanbul, in una sfida che promette tantissimo spettacolo. Due squadre che arrivano all'appuntamento di stasera con tante certezze e pochi dubbi, percorso netto per entrambe, nel girone come nelle due gare ad eliminazione diretta. L'esperienza, la solidità, e l'onnipotenza cestistica della Spagna, nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo mentale, o l'inesperienza, l'esuberanza e la leggerezza d'animo della Slovenia? La grinta di Mark Gasol, foto FIBA. Due squadre diametralmente opposte per fisionomia e struttura, che poggiano le rispettive basi su consolidate certezze e sullo sconfinato talento dei propri leader tecnici ed emotivi, se la Spagna si poggia sulle Twin Towers sotto canestro, sulla stazza dei fratelli Gasol e sull'estro del Shaco Rodriguez, molto più perimetrale è il gioco sloveno, i cui punti cardine e di forza arrivano dalle mani del duo formato da Goran Dragic e Luka Doncic, clamorosamente efficaci in tutte le apparizioni nel corso di questo Eurobasket 2017. Da non sottovalutare affatto anche l'apporto dei gregari, di primaria importanza, l'impatto di Hernán Gómez, Sastre e San Emeterio da una parte, contro l'eclettismo di Randolph, la grinta di Widmar ed il cinismo di Prepelli, Blazic e Murì. Le chiavi statistiche della contesa. Come ha più volte sottolineato Sergio Scariolo, il segreto della Spagna è quello di essere riuscita a conciliare la presenza in campo di due giocatori come Marque e Pau Gasol. Fondamentale in tal senso l'applicazione che i due fratelli hanno nell'intento di riuscire ad abbinare la loro presenza, due giocatori prettamente interni, che tuttavia grazie alla loro intelligenza tattica e dalla lettura del gioco, riescono a completarsi unendo al gioco in post anche quello da 4 perimetrale, con Mark che tende ad allargarsi molto più spesso di quanto fa con i Grizzlies. La percentuale al tiro da 3 che ne consegue risulta spesso l'ago della bilancia per le fortune della Spagna, quasi sempre alte ed efficaci, 42. La festa slovena dopo la vittoria sulla Lituania, foto FIBA. Di contro, la capacità di far muovere la palla sistematicamente della Slovenia che mette in condizione praticamente sempre i suoi interpreti migliori di procurarsi un vantaggio finalizzandolo al ferro, 55 da 2, o con scarichi perimetrali per i tiratori sparsi oltre l'arco. Intensità e ritmo sono le chiavi che potrebbero spostare l'ago della bilancia e farlo pendere dalle parti della squadra di Dragic e compagni, il cui atletismo potrebbe risultare decisivo per lavorare ai fianchi l'enorme mole degli iberici e muoverli lungo i 28 metri del parquet di gioco. Tuttavia, da risolvere l'annosa questione di marcare Gasol, con Randolph e Widmar che dovranno sporcarsi le mani e non poco per arginare lo strapotere fisico e tecnico del duo di lunghi rivale.